grandi manovre qui al Kurhaus di Merano. È appena iniziato il festival Wine and Gourmet, quindi del vino e dell'enogastronomia. Qui ci troviamo nel salone principale e dobbiamo dire che tra i tanti produttori di vino provenienti da tutto il mondo, intendiamoci i migliori selezionatissimi produttori di vino, c'è anche un'azienda del Fermanola, Maria Pia Castelli, che adesso andremo a visitare. Dopodiché, in un'area tutta particolare dedicata proprio alla provincia di Fermo, andiamo a parlare con addirittura 14 produttori dell'agroalimentare. Whenever there is you to hold my hand, I find a way to be true and change my plan. So please let our life begin now. Sono ben 8 produttori vitivinicoli dalle Marche che sono arrivati a Merano in questi giorni al Wine Festival and Gourmet. Oltre a Maria Pia Castelli c'è Il Pollenza, Santa Barbara, Sartarelli, Stefano Mancinelli, Terre Cortesi, Moncaro, Umani Ronchi e Velenosi. Nell'area Gourmet International, dove dominano le aziende dell'agroalimentare marchigiane, che sono Forneria Totò, Salumificio Nerino Mezzaluna, Marcozzi di Campofilone, Azienda Agricola Cedola, Azienda Agricola Angolo di Paradiso, La Bottega della Cuccagna, Poderi dei Colli, Panificio Pagnani, Mencarelli Paolo, Distilleria Barnelli, Euromar di Silvano Carso Pietro, Relè il Margarito e l'Associazione dei produttori di vino cotto del Piceno. Noi siamo la ditta Euromar, produciamo le acciughe salate e abbiamo un'azienda che è molto vicina al porto di San Benedetto. Questo ci consente di lavorare il pesce appena pescato e di trasformarlo quando il pesce è ancora fresco. Ed ecco, questo è quello che rende unico il nostro prodotto, perché dà quelle caratteristiche che appunto danno un sapore molto naturale, in quanto il nostro prodotto è al 100% naturale. Come potete vedere, abbiamo anche dei prodotti che sono vari. Abbiamo la mousse di acciughe, che produciamo da quest'anno, è una novità. Poi abbiamo le alici marinate, ma anche quelle sottosale, e abbiamo vari vasetti di vari formati, dal prezzemolo al peperoncino, ma diciamo che il nostro prodotto principale è l'acciuga salata. Sono qui a presentare la Forneria Totò, la nostra azienda che è al 48esimo anno di attività. Siamo per la seconda volta a Merano Wine Festival, a questa stupenda edizione, a presentare i nostri prodotti. Siamo qui con la nostra linea di biscotteria, la nostra linea di prodotti salati e con le nostre eccellenze natalizie, il panettone e il cioccolato. Abbiamo una gran gamma di cioccolato, di sfogliatine nei vari gusti, il nostro torrone artigianale e il panettone.
sono i nostri punti di forza e sinceramente facciamo una gran ricerca negli ingredienti e nello studio di tutto quello che mette in vendita la Forneria Totò. Cerchiamo di lavorare al meglio e cerchiamo di promuovere al meglio la nostra azienda. Ecco perché siamo per la seconda volta a questa stupenda location. Noi siamo produttori di cioccolato d'altissima qualità, è la seconda edizione alla quale partecipiamo. Lo scorso anno siamo rimasti molto soddisfatti del Merano Wine Festival, proprio perché è stata un'occasione per trovare nuovi clienti, nuovi agenti, e quindi siamo qui con l'auspicio di riavere un altro anno proficuo per le nostre vendite. I nostri prodotti maggiormente venduti sono la lonzetta di fico, che ci ha caratterizzato nel tempo, i torroni nocciolati, la linea delle pralinerie e le tavolette sia monorigine che le speziate. Io sono qui per rappresentare la Marcozzi di Campofilone, che è alla terza edizione del Festival di Merano. Siamo molto lieti di partecipare a questo festival molto esclusivo, perché ci permette di far conoscere quella che è l'antica tradizione di Campofilone, partendo dai maccheroncini fino ad andare ai prodotti più innovativi, quali i prodotti biologici, i prodotti QM che sono garantiti dalle Marche proprio. E siamo molto lieti di partecipare e di far conoscere questa antica tradizione che si tramanda dal 1400, il cui prodotto tipico è il maccheroncino di Campofilone. Questa è l'azienda agricola Gedola, per il secondo anno qui a Merano, dove ci siamo trovati molto bene a presentare i nostri prodotti, in particolare l'olio extravergine rustico, che noi facciamo con grande amore e passione, cominciato come un'attività amatoriale e poi diventato di grande successo. Quassù, per far conoscere tramite la Camera di Commercio di Fermo, con Fermo Promuove, i prodotti e le Marche in località che non sono ben servite dalle nostre capacità singole. L'azienda agricola Gedola ha preparato l'olio extravergine rustico. Il nome è caratterizzato proprio dal modo di farlo in maniera rustica, antica, come una volta, per far provare proprio i sapori e gli odori di una volta. L'azienda agricola Fior d'Oliva è situata a Montefano, nelle Marche, e ha la specificità di essere gestita da me e da mio marito dal 2009. Infatti ci siamo trasferiti da Roma e ci siamo innamorati delle Marche. Abbiamo deciso di investire tutti i nostri risparmi nell'oliveto, che è un oliveto esclusivamente biologico, che produce sia un olio blend sia un monocultivar di piantone di Mogliano. E a questa attività, che noi curiamo in maniera particolare, si è aggiunto ultimamente anche il relè Margarito, che è un relè ad altissimo livello con 6 camere, ma capace di fornire agli ospiti che vengano da noi tutti i benefici del benessere e del relax. La nostra azienda è un'azienda di circa 40 ettari, di cui 2 sono impiegate per l'oliveto specializzato. Ora ci stiamo ingrandendo, mettendo piante non solo autoctone delle Marche, ma anche piante capaci di fornire un gusto particolare al nostro olio, come l'itrana, che è una pianta molto fruttata che vuol dare proprio un tocco in più di gusto, di sapore al prodotto che produrremo. E stiamo ingrandendo ulteriormente l'oliveto, infatti pensiamo di arrivare entro il 2013 a un oliveto di circa 4 ettari. Qui rappresentiamo e portiamo a conoscenza dei cittadini di Merano e dei cittadini di tutta la nazione, essendo questo un festival internazionale, proprio Merano Wine Festival, alla quale vengo per la prima volta, dove presentiamo il vino cotto, un prodotto tipico locale che si chiama appunto Viccotto, che non è un vino ma è un alimento. E il vino cotto, è, tanto per spiegare le caratteristiche, è un mosto di uve, pure uve, che vengono bollite in callari di rame, caldaie o callari, come le vogliamo chiamare in dialetto, bollite esclusivamente a legno, e c'è un calo nell'ebollizione di circa il 40%, otteniamo il Viccotto.
poi si ottiene anche un mosto ancora più concentrato facendolo bollire di più, che è la saba. È un prodotto curativo, come dicono i vecchi, i nostri, gli antenati, perché gli esperti del vino cotto ne parlano come un prodotto curativo, i prodotti che ai tempi dei romani veniva utilizzato per questi scopi, veniva utilizzato in campagna durante la mietitura come perufratì, come ricostituente per riprendere le forze. E quindi adesso sta ritornando la prezza qui nel territorio, perché noi come Azione Vino Cotto rappresentiamo Ascoli, Fermo e Macerata, quindi è quello che siamo nel territorio attualmente. La nostra azienda Poderi dei Colli è un'azienda molto giovane che nasce già subito con le idee chiare, cioè è quella appunto di trasmettere direttamente al consumatore un prodotto salubre. Noi produciamo principalmente vigneto, quindi vino, e già da subito abbiamo avuto delle grandi soddisfazioni, soprattutto qui a Merano, dove già nel secondo anno di partecipazione siamo stati selezionati come vino biologico, per poi anche essere presentati come nuova new entry, diciamo, per quanto riguarda le marche. Quindi questo è stato un motivo di grande orgoglio e di grande soddisfazione, perché superare questa selezione non è assolutamente facile. E quindi significa che il prodotto risponde, cioè quindi è un prodotto che ha caratteristiche, cioè quelle che noi ci siamo prefissi, quelle della salubrità e quella appunto di dare al consumatore quella sensazione di assaggiare un prodotto che sia veramente un prodotto naturale. Rappresento il panificio Pagnani di Arcevia e sono qui per presentare torte prodotte con nocciola Piemonte, la quale hanno vinto un premio come miglior dolce alle nocciole d'Italia l'anno scorso a Corte Emilia in provincia di Cuneo. Oltre alla torta di nocciole abbiamo portato anche dei prodotti tipici marchigiani, che sono biscotti al mosto e ciambella all'anice. Sono prodotti con antiche ricette locali. Sono Angelo Duccini, sono il secondo anno qui a Merano, rappresento la bottega della Cuccagna e mi trovo molto bene perché l'anno scorso andava molto bene con i tartufi, porto funghi e tartufi e vanno per la maggiore in fresco qua sopra. La mia azienda è fatta in prevalenza anche di formaggi e salumi, però la maggior parte è funghi e tartufi. Portiamo il tartufo bianco, che quest'anno ce n'è un po' poco, e il tartufo nero, quello estivo, che ce n'è sempre un po' poco. E niente, è andata molto bene e abbiamo deciso di partecipare. L'azienda si trova a Monte Monaco, in piazza, diciamo, a Monte Monaco, ci trova facilmente. Skip now. Lipstick, don't explain. Per la seconda volta qui a Merano, alla Green Festival, abbiamo avuto i nostri prodotti, ci hanno avuto tanto successo, abbiamo portato dietro una culatta del doppio gusto, del ciabuscolo IGP, del salame, altri prodotti, ma abbiamo una piccola parte abbiamo portato dietro, non potevamo portare. La nostra azienda è la seconda generazione. Abbiamo un po' cambiato il metodo della lavorazione, abbiamo puntato molto più sulla qualità del prodotto, curiamo di più il prodotto e cerchiamo di migliorarci sempre di più nella qualità, scegliendo la materia prima importantissima, visto che noi abbiamo un macello normativa c'è, perciò abbiamo una selezione di materia prima e che poi piano piano c'è tutta la filiera del prodotto che viene fuori. Noi dobbiamo ringraziare la nostra Camera di Commercio di Fermo che ci ha permesso di essere qui presenti, insomma. Io sono Roberto, il proprietario e titolare dell'azienda Angolo di Paradiso. Noi ci troviamo in territorio marchigiano, precisamente in Amandola, nel Parco Nazionale dei Sibillini, in provincia di Fermo.
È un'azienda che produce principalmente latte, dove noi abbiamo incrementato la produzione del latte, cioè abbiamo abbinato alla produzione del latte anche la trasformazione. Principalmente produciamo dei prodotti sia freschi che semistagionati ed anche abbastanza particolari. Qui a Merano, ad esempio, presentiamo tutta una linea di prodotti, di formaggi fatti con delle erbe aromatiche diciamo abbastanza nostrane, abbastanza tradizionali, come ad esempio il timo serpillo, che non è altro un timo selvatico, oppure con i pistilli di zafferano ed altro. Premetto che il nostro latte è un latte con certificazione alta qualità e no GM e che i nostri prodotti sono esclusivamente fatti con il nostro latte. Concludiamo questo meeting meranese alla scoperta delle eccellenze dell'agroalimentare marchigiane con un'azienda che non ha bisogno di presentazioni, la Varnelli di Macerata, che è qui a Merano con due prodotti nuovi. Diciamo un liquore che è già uscito da qualche anno, un liquore al cioccolato aromatizzato al whisky e un prodotto assolutamente nuovo che è questo panettone al Varnelli. Hush now, don't explain. Si sono dimostrate davvero eccellenti, ma noi adesso vogliamo terminare il nostro percorso a tappe qui all'interno del Merano Wine Festival en Gourmet, qui proprio in questa area espositiva allestita dall'azienda speciale Fermo Promuove della Camera di Commercio di Fermo, dove troviamo altre eccellenze del territorio. E nello specifico qui in questo piccolo spazio ci sono grandi cose, a partire dai gioielli Brosway, alle calzature Lori Blu, vediamo bianca e rossa proprio come il logo della Camera di Commercio, calzature di Silvano Lattanzi, altre calzature di Rocco P e poi infine per concludere con le creazioni di Arianna. You mixed with some name. Skip that lipstick. Don't explain. Salutiamo Merano, 21esima edizione, insieme al sindaco di Sant'Elpidio a Mare, Alessio Terrenzi, che ha avuto un'iniziativa davvero molto interessante perché è dedicata ai giornalisti. Ricordiamo che ne sono circa 500 provenienti un po' da tutto il mondo qui presenti a Merano e adesso ci spiegherà lui in che consiste questa iniziativa. Semplicemente nel regalare tre pernottamenti e due cene a uno dei giornalisti che si sono accreditati a questo Merano Wine Festival. È un'iniziativa importantissima, sono veramente emozionato nel vedere così tanta gente, riuscitissima. Devo dire anche che il Fermano è rappresentato in maniera eccellente. Voglio ringraziare la nostra attività di Sant'Elpidio a Mare qui presente, la Forneria Totò, e ringrazio proprio nello specifico Cristina Cassetta che mi ha fatto conoscere questo evento. Adesso insieme al sindaco di Sant'Elpidio a Mare andremo a concludere qui nell'area gourmet, dove i nostri chef migliori si passeranno, come si suol dire, la padella in mano. Qui in Milano è con entusiasmo, che veniamo da 4 anni con grandissima soddisfazione che faccio a Ermo Tecoche per questa iniziativa che è proprio una promozione delle nostre eccellenze e vi ringraziamo. Abbiamo qui la fortuna di avere il produttore che ci spiegherà un po' perché Angolo di Paradiso, cos'è che rende paradisiaco questa zona? Beh, innanzitutto ci troviamo in un luogo a dir poco bello, alle pendici degli Appennini, precisamente sotto al Castel Manardo, territorio del comune di Amandola, provincia di Fermo. È un'azienda agricola abbastanza piccola, a conduzione familiare. Produciamo un latte di alta qualità, tengo a precisare anche no GM, perché la nostra peculiarità è proprio quella di
di esprimere al massimo i prodotti in maniera naturale. Infatti noi parliamo di una semplice ricotta, parliamo di un sottoprodotto, se così lo possiamo chiamare. Però abbiamo riscoperto che se partiamo da un latte di alta qualità, dove gli animali sono tenuti in una maniera di benessere animale eccellente, questo si riversa poi anche nella qualità del prodotto che andiamo ad assaporare. Da questa esperienza posso dire che i nostri prodotti sono molto apprezzati, e quindi questo ci dà la forza e la soddisfazione per continuare e per andare avanti. L'azienda speciale Fermo Promuove ha organizzato questa collettiva in cui sono presenti produttori dell'area del Fermano, ma anche delle aree contigue a quella fermana, perché siamo un unico grande territorio. Per esempio è qui con me la signora Anna Lenzi, che è la titolare di uno splendido relè che appunto è nella zona del Maceratese, contigua a quella fermana, ed è anche una produttrice di olio. Io adesso le passerei velocemente un minuto la parola. Io ringrazio Laura, ringrazio per darmi la possibilità di presentare la nostra azienda. Abbiamo un'azienda di famiglia di 40 ettari che io e mio marito abbiamo cominciato a gestire nel 2009. Abbiamo cambiato completamente stile di vita perché ci siamo trasferiti da Roma nelle Marche, cosa non compresa da molti amici, e produciamo un olio biologico. Siamo specializzati anche nella produzione di olio biologico di piantone di Mogliano, che è adatto soprattutto per gustare il pesce, e il nostro oliveto incide su una superficie di 4 ettari. Chiusura col botto per la collettiva delle aziende marchigiane presenti alla 21esima edizione del Merano Wine Festival in Gourmet, un'edizione che resterà nella storia del festival sia per il numero di visitatori, circa il 20% in più rispetto all'edizione 2011, per un totale di oltre 7.000 biglietti venduti, sia per i contatti ed i contratti ottenuti dalle aziende. Le migliaia di visitatori hanno potuto toccare con mano, attraverso il materiale di promozione distribuito, la bellezza dei luoghi, la dolcezza delle colline e dei tesori storico, artistico e culturali custoditi nella regione al plurale.